scusatemi. Signore e signori. Signore e signori, il presidente degli Stati Uniti d'America. Grazie. Vi ringrazio molto. Grazie ancora a tutti tantissimo. Io vorrei poter restare più tempo con voi, ma gli exit poll nell'area est chiuderanno tra circa un'ora e ci sono molti risultati ancora da falsificare. Con tutte queste persone che partecipano al dibattito politico intervenendo ai talk show radiofonici, è un'ottima idea ricordarsi di tanto in tanto che... Dicevo che è un'ottima idea ricordarsi del fantastico impatto emotivo... Mi scusi, lei è la dottoressa Jenna Jacobs, vero? Sì, signore. È un piacere averla qui. Grazie. Lo straordinario impatto che le onde radio hanno nel favorire la continuazione di un dibattito sano, ma anche e soprattutto di quello che chiamiamo... Mi perdoni, dottoressa Jacobs, lei è un medico? Dottorato di ricerca. Dottorato di ricerca? Sì, signore. In psicologia? No, signore. In teologia? No. Scienze sociali? Ho un dottorato in letteratura inglese. Glielo chiedo perché quando la chiamano in trasmissione per avere dei consigli, lei si presenta come dottoressa Jacobs, giusto? Ma non crede che in questo modo qualcuno possa pensare che lei sia laureata, non so, per esempio, in psicologia, in teologia oppure in medicina? Non ho mai avuto alcun problema, signore. Bene. È una bella trasmissione. Ricordo che una volta ha definito l'omosessualità un abominio. Non sono io a definirla così, signor Presidente, ma la Bibbia. Già, è vero. Levitico. 18:22. Oh, capitolo e versetto. Visto che qui vorrei porle alcune domande. Vorrei vendere mia figlia come schiava, così come sancisce Esodo 21:7. È iscritta all'università, ha una passione per le lingue e a casa sparecchiava sempre la tavola. Quanto pensa che potrei ricavarci? Mentre ci pensa, posso farle un'altra domanda? Il mio capo del personale, Leo McGarry, si ostina a lavorare il sabato. Esodo 35:2 sancisce inequivocabilmente che debba essere messo a morte. Sono moralmente obbligata a ucciderlo con le mie mani o posso chiamare la polizia? Ho un'altra domanda importante. Visto che in città sono molti gli sportivi e come lei sa toccare la pelle di un maiale morto rende impuri, Levitico 11:7... A patto che indossino i guanti, posso permettere ai Washington Redskins di giocare a football e al Notre Dame e al West Point? Devo chiedere davvero a tutta la città di lapidare mio fratello John, colpevole di aver coltivato piante diverse una a fianco all'altra? Posso bruciare mia madre perché durante una riunione familiare ha indossato indumenti fatti con due tessuti diversi? Attendo con ansia le risposte. Un'ultima cosa. Ho l'impressione che lei abbia scambiato questa riunione come l'appuntamento mensile del suo club di bigotti ignoranti. In questo edificio, quando il presidente è in piedi, nessuno può sedersi.